Ben ritrovati nel mio canale, in questo mio nuovo video. Come al solito mi raccomando, è importante l'iscrizione al canale, siamo vicini ai 5.000, un traguardo importante a cui tengo in maniera particolare. Campana attiva, like, commenti, fatemi sempre sapere qual è il vostro pensiero qui sotto. Allora, come ho già detto nel pre-partita, la luce è un po' quella che è perché sono appunto fuori, ho visto comunque la partita. È stata una partita completamente differente da quella che era è stata quella del giovedì. Il giovedì non dico abbiamo giocato sul velluto, però ovviamente la Salernitana aveva diverse motivazioni. Questa partita ovviamente i tre punti per loro erano fondamentali perché stanno lottando per non retrocedere. È stata una partita molto 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 difficile, sembrava una partita che doveva essere quasi un risultato scontato, ma così non era. La formazione penso che era la formazione quella più insomma congeniale rispetto a quello che poteva essere, perché appunto mancando Chiesa e mancando Locatelli alla fine dei conti insomma la formazione era abbastanza fatta. Abbiamo fatto noi la partita, il primo tempo tutto sommato non è neanche andata male, abbiamo fatto noi spesso e volentieri la partita, però al primo affondo, anzi al secondo perché il primo insomma era stata parata da Scesni, al primo affondo vero alla fine la Salernitana ci purga. E lì perdiamo un attimino la bussola, nel senso che siamo un po' confusionari, però comunque sia non perdiamo completamente la testa, riusciamo a fare delle buone cose, però poi purtroppo non si trova mai quello che è lo spunto finale. Ildiz, grande prova, è riuscito a far ammonire due della Salernitana, tra cui Maggiore, che poi oltre al gol che ha fatto per i suoi viene anche espulso per un fallo nel secondo tempo. Quindi Ildiz, tanta roba, oltre alla classe che ha dimostrato ancora una volta. Secondo tempo più o meno sulla falsa riga del primo, abbiamo fatto comunque noi la partita, poi l'espulsione ha cambiato un po' quello che sono stati gli equilibri della partita. Ovviamente nel momento in cui se la Salernitana si è ridotta in 10, si sono messi praticamente tutti dietro a difendersi a quello che poteva essere un risultato per loro insperato. E in quei momenti che manca veramente un centrocampista, come dico sempre, che possa mettere ordine, perché noi tentavamo la palla dentro l'area, che a volte può andare bene, a volte andare male, però comunque sia manca sempre lo spunto finale. Male Kostic, non mi è piaciuto Kostic, tant'è che comunque è stato sostituito da Ealing Junior nel secondo tempo, e poi Ealing Junior riscatta quella sua prestazione sicuramente incolore contro la Salernitana in Coppa con un bel gol, e lì Di Vlahovic prima aveva un po' ciccato la palla, poi dopo un po' in maniera un po' confusionaria a volte sugli esterni bene, anche se non benissimo, però palla a centro non si riusciva mai a trovare lo spunto, finché alla fine finalmente Vlahovic con un gol da attaccante puro, qual è, perché ha queste caratteristiche, è riuscito a risolvere la partita solo al 91esimo. È stata una partita cardiopalma, non è stata sicuramente una bellissima Juve, quindi insomma c'è da migliorare molto anche su quello che è l'atteggiamento e il ragionamento sulla palla. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, siamo quasi ai 5.000, e fino alla fine, sempre, solo e nonostante tutto, forza Juve!